Ciao a tutti ragazzi, ben trovati sul mio canale. Come sempre, se non l'avete fatto ancora, iscrivetevi al canale, selezionate la campanella se volete avere sempre novità e mettete un like al video, soprattutto se vi piace. Oggi volevo fare la recensione, una piccola recensione, una semplicissima recensione a questo prodottino che ho praticamente acquistato. In realtà l'ha acquistato prima mio fratello, poi ci è piaciuto e ne abbiamo acquistati altri. Questo è un ventilatore praticamente a batterie, può funzionare sia con la presa USB sia con la sola batteria o sia tutte e due insieme. La cosa più importante è che una volta caricato il ventilatore dura diverse ore, quindi non dura pochi minuti, o lo danno per 6 ore, ma credo che duri magari anche poco meno. Nel nostro mezzo è comodo perché praticamente installandolo in dei punti dove non abbiamo la possibilità di arrivare con il filo, lui autonomamente comunque ci fa una sorta di ricambio d'aria, di ventilazione. Andiamolo ad aprire e vediamo che cosa troviamo nell'imballo. Questa è la confezione originale. Andiamo ad aprire, troviamo subito telecomando, il cavo, è un telecomandino molto pratico per poterlo gestire da remoto, e il cavo USB su cui interfacciarlo per ricaricare le batterie o mandarlo direttamente. Music licensing reimagined. Questo è il nostro ventilatore. Come potete vedere, lo spazio che occupa è veramente poco, meno di 20 centimetri, un palmo. Per sì e no, penso 10 centimetri di profondità. La base ruota è quella che ci permette di farlo girare, tra le altre cose, ma questo lo vedremo dopo. Questo prodottino qua lo fa la Prime Volve, come vedete. Questo nello specifico è il PF11S, che è un modello che ha anche la rotazione, cioè sia con la rotazione che senza. Questo comunque è un'offertissima perché viene veramente una stupidaggine, tipo 30 euro, 31 euro più o meno, è un'offerta e veramente vale la pena acquistarlo. Lo vediamo insieme in funzione e vediamo quali sono i pregi e i difetti, se ne ha. Intanto cominciamo col vedere il design, che effettivamente è molto molto futuristico, diventa praticamente un piccolo volante di 20 cm di diametro, e vedrete che quando viene sviluppato cambia sostanzialmente la forma e l'efficacia. Per utilizzarlo abbiamo una presa USB-C qua per la ricarica, che va a caricare il banco batterie che sta qua sotto. Per l'apertura basta cliccare sul tasto open, abbiamo proprio il punto open, che non è un tasto ma è un punto di aggancio. Dovremmo solamente tenere il sotto ed allungare il sopra, come vedete. Apriamo, fa dei piccoli scatti e va in verticale, si mantiene a 90 gradi. Questa è tutta la parte che poi allungheremo, fa questo movimento, quindi ruota al contrario, e in questa posizione abbiamo un ventilatore alto più o meno 15 cm di default, che possiamo ancora abbassare a 10 cm più o meno, e abbiamo tutta la console dei comandi, come vedete qua, abbiamo due bottoncini. La cosa fighissima di questo ventilatore è questa qua, che con questo poco ingombro a ventilatore aperto, che si riduce ancora a ventilatore chiuso, questo si solleva e praticamente arriva ad un'altezza, cioè lo vedete, ora lo vediamo a terra, ma è praticamente alto un metro, e questa è l'altezza del massimo sviluppo, come potete vedere, che è praticamente intorno al 1,20 m più o meno.
potete vedere che è molto alto. L'accensione viene fatta per mezzo dei pulsantini, quindi andiamo ad accendere. Parte subito a 1, non so se si vede. Con questo pulsante andiamo, come vedete, LED ad aumentare la velocità, che ovviamente dalla camera non si vede, ma andiamo a 3 e a 4. Abbiamo 3 velocità e la cosa importante è che questo modello di ventilatore ha quest'altro pulsantino che gli fa fare il movimento. Guardate la base, praticamente gira la base sulla parte tonda, quindi il risultato è questo. Ora, come potete vedere, sta andando sostanzialmente e interamente a batterie. E in questa situazione qua dura, lo danno per 6 ore, 5-6 ore, ma ecco, è ovviamente una situazione di emergenza in cui magari normalmente possiamo trovare il modo di lasciarlo ancora alimentato con la presa USB. In questa funzionalità funziona per circa 6 ore. Così lo danno. Potete vedere che la ventilazione è anche ottima. E la cosa importante, come dicevamo prima, è la rotazione. Proponendovi questo tipo di prodotto, spero di avervi fatto una cosa gradita, perché veramente ci sono rimasto male anche io, perché è talmente efficiente prezzo prestazioni che valeva la pena fare una piccola recensione a questo prodotto, in modo che alcuni di voi, ecco, chi di voi segue i miei video, lo possa conoscere e di conseguenza lo possa anche acquistare e averne il beneficio. Lascerò il link in descrizione per l'acquisto, quindi se lo volete acquistare lo potete acquistare direttamente dalla descrizione. Con questo vi saluto, buon proseguimento, al prossimo video e non dimenticate di mettere il like. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima! Artlist Eye.